saluto a tutti gli utenti di Video Medievale, di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un saggio appena pubblicato dalla Terza, dal titolo Il Medioevo in 21 battaglie di Federico Canacini, al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci racconti di queste 21 battaglie e comincio chiedendogli anche perché 21. Prego, Federico, a te. Anzitutto grazie per questa bella possibilità proprio nel giorno, diciamo, dell'uscita del volume in libreria. E è una bella occasione perché 21 battaglie. Allora, l'idea è quella di allargare il Medioevo canonico a cui, diciamo, siamo abbastanza abituati. E quindi già nel titolo, ecco, ma anche nella copertina, volevamo lanciare un pochino diciamo così, un pochino un fastidio, quindi non un numero canonico, un 10, un 20, ma un 21 che stuzzichi da un lato la curiosità e però dall'altro lato, insomma, che sia un pochino dirompente, che esondi, diciamo, dagli argini del Medioevo. E quindi, diciamo, tanto nella cronologia quanto nella geografia canonica si esce un po' fuori dall'ordinario. Ecco, questa era l'idea. Anche l'immagine di copertina è abbastanza, non voglio dire fastidiosa, perché Piero della Francesca fastidioso sarebbe un po' troppo, però sicuramente, diciamo, colpisce. Ecco, si parla di battaglie, però si parla anche tanto di umanità, e vedere magari un solo uomo colpito a morte, ecco, già anche questo voleva essere un messaggio ben chiaro. Infatti, guarda, la prima cosa che si nota dall'indice, Federico, è proprio il fatto che ci sono delle battaglie che uno normalmente non trova nei libri sul Medioevo, sia generici che magari anche focalizzati sull'aspetto militare. E vuoi dire quali sono, diciamo, quelle che ti hanno stuzzicato di più a livello di novità, in cui tu dicevi sì, questa è proprio. Questa la metto perché dà proprio quel senso di allargamento. Allora, sì, diciamo, ci sono 21 battaglie che corrispondono a 21 mondi, c'è anche questa idea di fondo. Tramite una battaglia si vuole indagare una volta la Russia, una volta la penisola iberica. Però ecco, ce ne sono alcune non canoniche, dici bene tu. Una, ad esempio, che mi viene in mente è un grandissimo scontro fondamentale anche proprio per la storia dei secoli a venire, ne paghiamo alcune conseguenze positivamente ancora oggi, dell'incontro-scontro fra le superpotenze dell'Oriente. Una è quella degli arabi, che forse, diciamo, ci risultano un pochino più medievali. Per il fatto che nel Mediterraneo hanno avuto la loro vicenda, la loro espansione anche, però l'altra superpotenza è quella cinese, che diciamo nel Medioevo canonico arriva di sfuggita, magari per il viaggio di Marco Polo o di qualche missionario francescano. Ecco, e invece scontri militari, ma anche incontri culturali di vastissima portata, come la battaglia combattuta spessissimo sulle rive dei fiumi, succedono queste cose, i fiumi che dividono dei mondi, no? E ecco allora che, ecco, uno scontro fra arabi e cinesi mi è sembrato proprio importante, con dei risvolti culturali anche che non voglio levare tutte le sorprese, perché sennò qua. Parliamo, beh, almeno parliamo di Talas 751, la data la possiamo dare, no? Che tra l'altro è Certo, anche certo, curioso certo. perché pochi anni prima c'è l'altra battaglia di Poitiers, che è come se fossero i due confini est-ovest della Assolutamente. grande espansione. Assolutamente, solo che mentre magari la battaglia di Poitiers, forse in maniera fin troppo esagerata, è diventato il simbolo, no, della frenata dell'inarrestabile avanzata islamica per l'Occidente, la battaglia del Talas risulta, cioè, quasi completamente Un eco oscurata. lontano. Sì, esatto, un eco lontano, se non in qualche caso completamente ignorata. E invece ci sono delle ripercussioni che arriveranno magari più tardivamente anche in Occidente. Un'altra che mi viene in mente è quella che anche chiude il volume,
e che questa proprio, diciamo così, alle nostre orecchie di medievisti suonerebbe completamente estranea, è invece quella che viene combattuta nella capitale del grande impero azteco. Ci troviamo al di là dell'Oceano Atlantico, quindi diciamo per i nostri canoni siamo nel 1521, per i canoni a cui siamo abituati anche dalla manualistica, nulla a che fare con il Medioevo. E invece la mia idea è quella di questi uomini che si imbarcano su questi vascelli, a parte il fatto che anagraficamente sono effettivamente nati nel Medioevo. Non sono convinto che quando Colombo mette piede sulla Santa Maria con uno schiocco di dita si passi da un'epoca all'altra. Non sappiamo adesso noi, con tutto quello che sta capitando fra pandemie e veramente rischi di conflitti di più vaste proporzioni, se non siamo a cavallo tra due epoche, però io sono nato nella fine del Novecento e questo nessuno me lo toglie. Ecco, questi uomini che si presentano sulle piane, del Messico hanno una mentalità ancora medievale. La Reconquista spagnola è terminata da poche settimane, diciamo così. Le idee, la mentalità di una lotta all'infedele, di una lotta all'eretico, sono quelle. E quindi le armi anche sono quelle. Cioè, di fatto, ciò che magari ci stupisce è che questo spartiacque così forte veramente ci impedisce di considerare in maniera un pochino più elastica questo Medioevo. Quindi ecco, la scelta di mettere una battaglia come quella che si combatte nel lago Texcoco vuole essere questo allargamento cronologico e geografico sicuramente. Grazie, sì, no, un ottimo. Sì, uno dice: non è che uno si sveglia la mattina del 13 ottobre, i marinai si svegliano, oh, non siamo più medievali, siamo Siamo improvvisamente moderni. moderni. Questo grazie. Comunque, con il 21 abbiamo bypassato anche la tradizionale limite cronologico che danno i protestanti, mettendo con la pubblicazione delle tesi di Lutero l'inizio dell'età moderna. Quindi diciamo usciamo, ma tanto il Medioevo c'è chi lo fa finire nel 1789, per qualcuno siamo ancora nel Medioevo, quindi noi non ci facciamo, non ci poniamo uniti, hai fatto bene anche tu a impostare questa cosa ci piace. E anche dal punto di vista geografico, non sono cronologico. Qual è la battaglia appunto che ti ha... su cui sapevi meno, se non è proprio quella di Tanas, e quella su cui, che invece conoscevi, ma su cui magari hai cambiato idea, raccogliendo materiale per approfondirla in questo libro. Allora, una battaglia, diciamo, che mi ha appassionato e che ignoravo è stato lo scontro combattuto a Diu, In India. presso l'India. Siamo in India, anche qui mondi, diciamo, abbastanza inesplorati, e diciamo un altro paio, comunque sempre combattute nell'Asia. E ho lambite, diciamo, comunque, insomma, sentite, ma mai approfondite. Quindi portoghesi alla riscossa, alla conquista delle rotte commerciali, uno scontro che ha cambiato il destino, insomma, dei mercati internazionali. E una battaglia invece su cui ho cambiato opinione, mettiamola così, o comunque mi ha aperto chiavi di letture veramente sulla contemporaneità e sui drammatici giorni attuali, è quella del lago Peipus, combattuta fra i cavalieri teutonici e chiamiamoli i russi di Novgorod di Alexander Nevsky. Ero appassionato, lo sono ancora, insomma, di cinema. Il film in bianco e nero di Eisenstein ha avuto, diciamo, anche un ruolo, insomma, come altri capolavori della cinematografia, nella stesura di questo capitolo. Però proprio mentre stavo scrivendo il capitolo sulla battaglia dei ghiacci, è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, proprio in quel periodo lì. Quindi, diciamo, il capitolo venne sospeso e, in attesa degli eventi. Ormai è insomma, un libro del genere, insomma, ha richiesto un annetto di lavoro e mi ero detto le conclusioni del capitolo magari le rinvio. In realtà, diciamo, le conclusioni alla fine sono rimaste un pochino quelle che erano dopo averci lavorato qualche settimana, perché insomma la
La guerra è ancora in corso, sono passati ormai diversi mesi, però ecco, la battaglia del lago ghiacciato mi ha indotto a fare delle riflessioni sugli abusi, i riusi della storia. La medaglia di Aleksandr Nevskij è un premio onorifico che è stato riattivato una decina di anni fa proprio da Putin. E insomma, questi discorsi anche sui neonazisti, da estirpare, ecco. È stato anche quello, diciamo, un momento interessante per me per indagare sugli abusi, riusi della storia. Alla fine il Medioevo è un'epoca come un'altra, no? Che dà possibilità per indagare l'oggi. Quindi il riappropriarsi, non solo in Russia, in India, nei paesi islamici, di episodi del passato, ecco, questo è stato anche un'altra traccia che ho tentato di seguire, strizzando un pochino l'occhio all'attualità. Sarebbe curioso se ci fosse ancora vivo Einstein, se facesse un film sugli ultimi personaggi post-staliniani, perché lui è partito da Ivan, cronologicamente da Aleksandr Nevskij, poi Ivan il Terribile, e quindi già lì c'era una sorta di relettura propagandistica del passato in cui identificare o deidentificare, quindi Certo. sicuramente È un interessante. meccanismo che non, cioè, si trasforma ma non muore, no? Nel senso che di volta in volta ci sono dei personaggi o degli episodi cangianti che danno nuove chiavi di lettura e a bella C'era? posta, insomma, uso e consumo di chi li vuole sfruttare, ecco. Una cosa che secondo me adesso chiedo a te, visto che hai attraversato spazi e tempi più di 1000 anni in questo libro, come la vedresti tu se si riuscisse a fare un approfondimento su come sono scritti i libri di storia nei vari paesi, no? Quindi un comparativismo, ma molto. Cioè, senza voler giudicare, ma proprio per mostrare queste letture che poi sono state utilizzate nel corso della storia per supportare una visione a posteriori ideologica, come lo vedresti? Beh, un processo sicuramente interessante, un approccio sicuramente interessante, mi viene da dire molto pericoloso, Molto pericoloso. una polveriera veramente, dal momento che, cioè per gli altri siamo noi, questa è una frase che è un po' il riassunto anche di questo libro, e la guerra è la madre del pregiudizio, di tutti i pregiudizi, cioè la guerra crea sempre nuovi nemici, sempre nuovi alieni contro cui schierarsi, e se non lo facciamo, diciamo, noi da un lato, contemporaneamente magari ci stanno pensando gli altri a creare l'altro, tra virgolette, no? E nel percorrere, come hai detto tu, questi 1000 anni senza invecchiare, i capelli bianchi già c'erano, mi sono reso conto che veramente è un meccanismo perverso, cioè quello di vedere, è rarissimo, diciamo, che si veda con curiosità l'altro, cioè, la distanza che ci separa, culturale, linguistica, ci fa sempre percepire una minaccia, un pericolo. E quindi, certo, il progetto è interessante. Qualcosina, diciamo, ho fatto nel mettere a confronto la lettura dello stesso episodio, come viene insegnata la battaglia di Poitiers nelle scuole di Parigi. E quando sono arrivate migliaia, diciamo, di persone provenienti dalle colonie, dalle ex colonie, che cosa dovevano sentire dei loro grandi condottieri islamici? O anche in Spagna, ad esempio, no? Ecco, quindi sì, sicuramente affascinante, però altrettanto pericoloso. E tra l'altro mi veniva in mente, tu apri con la battaglia dei campi catalaunici, e la prima guerra mondiale vede inglesi e poi anche gli altri alleati chiamare i tedeschi unni. Quindi in un totale ribaltamento scientifico, perché a parte che già allora le radici etniche, ma insomma, saprai i vari studi su come nascono i popoli, no? Paul e altri.
non era già difficile, erano già delle categorie molto abbastanza astratte, giusto per inquadrare di cosa si stava parlando e con molti punti interrogativi. Però già il fatto che vengano identificati gli unni, che tra l'altro per qualche tedesco la parola unno poteva avere anche un senso invece positivo di potenza che schiaccia gli altri, capisci come veramente si va a pescare 2000 anni prima, 1500 anni prima, per demonizzare, come dicevi tu, il nemico che poi siamo noi, ma fine, cioè, inglesi e tedeschi sono germanici, ogni tanto se lo ricordano per appoggiarsi, ogni tanto invece tendono a distinguersi, no? Perché, sì, ma noi siamo i germani buoni, quelli evoluti, gli altri sono quelli barbarici che sono unni, no? Quindi c'è questa cosa qua. Riguardo questo, mi viene una provocazione, diciamo, stringendo ulteriormente o allargando, dipende dal punto di vista, il nostro Zoom. Io adesso mi trovo a Roma. Ecco, allora, diciamo, al di là del Tevere, a seconda di quando spostiamo la lancetta del tempo, al di là del Tevere abitavano coloro che stanno al di là del fiume, Rivus, cioè abitavano i rivali. Ecco, questi rivali erano gli Etruschi un tempo, parlavano una lingua differente, scrivevano in maniera diversa, avevano usi e aspetto probabilmente molto diversi, pare che venissero, diciamo, dalla penisola anatolica. Ora, che nel nostro immaginario, banalizzando con un fumetto come quello di Asterix e Giulio Cesare, il nostro istinto ci porta a identificarci con i romani, ma già non erano romani al di là del Tevere, cioè i trasteverini non erano romani, e dirlo oggi, diciamo, risulta assurdo, come non erano assolutamente italiani, non esistevano Vivaldi non è italiano, Colombo non è italiano, cioè il concetto di Italia come Stato dobbiamo aspettare 150 anni fa. Però diciamo, questo in tutti i paesi, in tutte le battaglie che ho indagato, avviene ad uso e consumo dell'elettorato, del popolo e così via. Quindi è un meccanismo veramente da tenere a bada. Ho visto che nella, diciamo, matematica dei 21 capitoli, che dovrebbero andare su 1000 anni, facciamo il Medioevo, 5, quindi più del doppio della media per secolo, vanno al XIII secolo, a cui tu hai già dedicato alcuni libri, perché comunque, insomma, ricordiamo che tu hai anche scritto su battaglie duecentesche italiane. Mi stupiva questo. Ma non più di tanto, perché comunque il 200 è un secolo veramente molto, molto ricco anche a livello, poi le hai messe dal Giappone alla Snavas, quindi anche qui come dire, una mappatura molto, molto estesa geograficamente. Però invece vedevo, quindi questa è una cosa che mi ha stupito, e forse puoi dire perché il 200 ti ha così coinvolto, magari anche perché sono più fonti. E invece ho visto che invece sull'Italia non c'è tanto, c'è Anghiari, che in teoria non è uno scontro principale. In alcuni libri stranieri non lo trovi neanche, se si ricordano che l'ha citato Machiavelli, ma non. Ecco, perché Anghiari? Ok, allora do due risposte. Allora, la prima, il XIII secolo, devo dire che non avevo notato a livello numerico questo un quarto dedicato proprio anche perché dicevi bene tu, cioè si spazia veramente dal Giappone alla Spagna, passando per la Francia e così via. Però il XIII secolo è anche quello in cui, diciamo, c'è un fermento di nascita di regni, di stati così forte, e purtroppo, diciamo, la nascita spesso di nuove identità geopolitiche nasce attraverso il conflitto. Quindi questo. Sull'Italia, che non ho difficoltà a dire, è stato l'ultimo capitolo che ho scritto, quello dedicato all'Italia, nel senso non è l'ultimo del volume, ma è stato l'ultimo
scritto in ordine di tempo. Non è stato semplice la scelta, nel senso che, dicevi tu, ho scritto già altri libri, mi sono occupato di battaglie di epoca comunale, cose così. Quindi, da un lato, la volontà di non addentrarsi, ad esempio, nei conflitti duecenteschi di epoca comunale, lasciando fuori Svevi, Angioini, Impero, Papato, Investiture, Barbarossa e compagnia. Questa era, diciamo, una volontà. Dall'altro, quella di scegliere una sola battaglia per l'Italia rientrava in quell'idea iniziale, nel senso che nella nostra testa di europei il Medioevo già esclude i Balcani, l'Est, figuriamoci gli italiani che dicono: ma come? Non c'è, e giù cominciamo con un elenco di episodi di casa nostra che reputiamo, non so quanto l'impero mongolo rimanesse stupefatto dalla vittoria, non so, dei senesi a Montaperti. Beh, alla fine, allargando così lo scenario, molte cose di casa nostra diventavano insignificanti, nel senso, nell'economia di una visione globale. Sì. E quindi, ecco, anche la scelta magari di mettere un episodio meno noto, che però mi permettesse di parlare, così come avevo fatto per gli altri episodi, della storia di un territorio molto complesso rispetto ad altri, perché manca di unità nazionale, perché... Però diciamo che, trovandosi anche a metà del 400, mi consentisse di parlare dell'evoluzione del sistema comunale, dell'avvio degli stati regionali, dando così un affresco, diciamo così, per quanto breve, però incastonato all'interno di un disegno complessivo. Ecco, questo era, non me ne vogliate, però... No, anzi... No, nel senso, il campanile... Però, ecco, mentre scrivevo questa cosa, mi dicevo, ma tra una battaglia, non so, di Chioggia e la fallita invasione del Giappone? E no, se l'intento è quello, sarà di più ampio respiro, ecco, questo. Anche oggi è stato semplice, non è stato semplice operare. Guarda, cioè, io capisco che 21 battaglie ci sia, cioè è anche un format, no? La listicle, no? Il fatto di proporre, no? 101, 1001, ma però ecco, rispetto al primo di questi standard di lista che fece Edmund Crisi, lo storico militare, nell'Ottocento, le 15 battaglie decisive, tu esci da quello che è un po' una gabbia interpretativa della battaglia decisiva, che è un concetto decisamente moderno, per invece, come dicevi tu, gettare un affresco su tanti tempi e tanti luoghi abituali. Quindi non è soltanto la descrizione dell'evento battaglia, ma, come dicevi tu, tutto quello che c'è intorno, che ti ha sorpreso anche te, che comunque ci lavori, e sono sicuro che sorprenderà. A me è bastato l'indice, perché comunque, da appassionato di storia medievale, ma anche di storia militare, devo dire che mi ha fatto piacere. Sicuramente Anghiari mi stupisce, anche se non vedo l'ora di leggere, capito, poi non ci sono ancora arrivato. Però se voleva sorprendere, ha sorpreso. Chioggia non avrebbe assicurato, e avresti spostato un po' il 300 a solo una battaglia, un 400. Io sai, ho fatto anche i conti, il 400 ne ha tre, avresti viaggiato. Però a parte questa battuta, devo dire che è una grossa copertura che riesci a dare, e secondo me aiuterà a allargare molto anche il punto di vista. Cioè, adesso non ce ne vogliono i senesi, ma effettivamente ai mongoli di Montaperti erano arrivati dall'altra parte del mondo fino a qua. E tra l'altro, sui mongoli mi viene in mente, quando tu dicevi Alexander Nevsky, noi magari, chi ha visto Eisenstein ha in mente quello, chi segue la propaganda adesso, no? Ha in mente un'altra cosa. In realtà è una figura ricchissima di sfumature, cioè, a parte che poi tu giustamente usi la battaglia, ma dai il contesto, quindi anche le battaglie precedenti, perché si è chiamato Nevsky, no? Quindi lui da una parte aveva i mongoli, non aveva solo e quindi aveva la coperta corta, dice: oh, vado contro questi, patteggio con questi, pago i tributi, reprimo
i cittadini che si lamentano perché faccio pagare le tasse ai mongoli, però poi vado contro prima contro gli svedesi e poi contro i cavalieri teutonici. E questa è una, insomma, è una cosa, sono delle sfumature veramente Ma particolari che tolgono il bianco e il spero nero. insomma, che dia, spero diciamo così, che dia una visione ampia e come dici tu, insomma, incuriosisca Un curiosimento di qualità, diciamo, ripeto, tu hai un'esperienza di pubblicazioni in storia di storia militare, quindi hai parlato di battaglie, ma non histoire battaglie, nel senso di dire i numeri degli schieramenti, no? La posizione sulla mappa, ma hai ripreso un po' la corrente della Dimanche de Bouvines, quindi la battaglia come momento di sintesi di civiltà che si incontrano. Sono significative senza la pretesa di dire che sono dei nodi assoluti, poi alcuni sicuramente lo sono perché in 21 date se ne trovano, però non volendo fare storia, come dire, what if, no? Controfattuale, però comunque ti danno dei momenti forti, come hai detto tu, dei momenti di grande confronto. Ok. Io direi che a questo punto possiamo ricordare il titolo del libro, invitando tutti i nostri Assolutamente. videoascoltatori ad andarselo a comprare perché è il modo migliore per entrare in questa dimensione. Il libro si intitola Il Medioevo in 21 battaglie, appena pubblicato dalla Terza, scritto da Federico Cannacini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro graditissimo ospite. E che ringraziamo tantissimo, mentre io ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove potranno trovare tutte le videopresentazioni realizzate finora. Grazie ancora Federico, spero di avere l'occasione di incontrarti in presenza, che è sicuramente meglio che trovarci qui. Grazie. Grazie Grazie a tutti, Federico. grazie a voi, buon lavoro. E complimenti ancora. Ciao. Grazie, grazie. Ciao.